torniamo in diretta mentre Eleonora, anche se avvisata anche penso dal re, questo perché non me ne frega un cazzo, attenzione, allora entriamo in un nuovo blocco con un nuovo autore. Fisicamente ci trasportiamo in un nuovo blocco, come dice Maurizio, e vi presentiamo un nuovo autore che abbiamo in diretta con noi. Ciao Enrico. Ciao. Buon pomeriggio e benvenuto a Stazione Letteraria. Grazie, buon pomeriggio anche a voi. Come stai? Sei emozionato? Un po' sì, non capita tutti i giorni di essere chiamata alla radio. Dai che ci divertiamo. Allora, siamo qui per promuovere, per parlare del tuo libro. Quindi parliamo di un libro molto particolare. Ovviamente le persone che stanno seguendo la diretta Facebook possono vedere la copertina. Per chi sta semplicemente ascoltando può immaginarsela. È meravigliosa, il libro è Esperia, la rivolta. Soprattutto edito da Tabula Fati, quindi avremo modo anche di parlare di questa meravigliosa casa editrice. E avremo anche una grande news da dare a tutte le persone che ci ascolteranno, quindi di una presentazione ufficiale nazionale a Roma con Enrico. Quindi io ti passo la parola, come a dirti, ti passo la patata bollente, Maurì. Ti passo la parola, Enrico, e mi dici tutto quello che vuoi sul tuo libro. Enrico? Pronto? Sì? Stavamo dicendo del tuo libro, sì. No? Da quello che sappiamo noi, anche io e anche Eleonora, Esperia non è una stella. Cioè, dunque, Esperia in realtà è il nome antico dell'Italia. Ma Esperia io l'ho chiamato la capitale dell'isola di Espera, che era l'isola al centro del lago Tritonide. Quindi ho voluto appunto chiamare la capitale di quest'isola Esperia, con nome vecchio come il nome antico dell'Italia, proprio per unificare, diciamo così, tutta l'arco, no? la storia. Farne proprio una storia mediterranea. E dici un po', chi sono i protagonisti di Esperia, la rivolta? Dunque, i protagonisti sono, da una parte, il popolo afro, guidato da una sacerdotessa della Grande Madre di nome Shana. Questa sacerdotessa deve guidare questo popolo per liberarsi dall'oppressione degli Atlantidei che governano l'isola di Espera. E questa oppressione si esplica in varie forme, però quella, diciamo così, più terribile è la caccia. La caccia che praticamente io ho preso dalla caccia, dalla dichiarazione di guerra che gli spartani facevano agli Iloti, sia dalle storie di Erodoto, dove Erodoto parla appunto di Garamanti, di un popolo dei Garamanti che andavano a caccia degli Etiopi attraverso dai loro carri. Ecco, io ho ripreso questi miti, questi racconti e anche questa storia, perché la dichiarazione di guerra degli spartiati agli Iloti è storia, cioè accadeva che succedeva che ogni anno gli efori dichiaravano guerra agli Iloti e gli spartiati andavano a caccia e li uccidevano. Quindi ecco, diciamo che nel tuo libro hai creato un mondo inventato, tra l'altro nelle prime pagine c'è anche una cartina, però hai preso spunto dalla realtà. Senti, ma ci puoi dire qualcosa anche sulla trama? Sì, dunque, praticamente, questa sacerdotessa guida, diciamo così, per liberare il suo popolo da questa oppressione atlantidea che si fa sempre più pesante, sempre più
terrificante, chiede aiuto agli dèi, cioè alla grande madre, che le risponderanno, diciamo così, non nel modo che lei avrebbe voluto, ecco, diciamo così, perché la metteranno davanti a una, diciamo così, a delle contraddizioni. Lei partorirà queste diciamo così, queste donne guerriere, queste semidee, e qui ho preso spunto da un altro mito, che è appunto la nascita di Elena e Polluce attraverso, cioè, proprio attraverso le Dimmi uova. Dimmi un po', Enrico, quali sono le difficoltà che hai incontrato durante la stesura di questo romanzo? Ma se ne ha incontrate? Sì, sì, no, intanto un po' quando dovevo stiracchiare la storia, per me era comunque un po', diciamo così, doloroso, perché questo, l'amore per il fantasy comunque nasce per l'amore per la storia e per la mitologia, ma, e quindi è sempre stato per me, cioè non volevo deviare troppo dalla storia, però un racconto è un racconto e deve necessariamente deviare dalla storia, però comunque era sempre un, diciamo così, una ferita, ecco, diciamo. E poi sì, cioè, qualche volta il problema principale penso che è quando scrivi, quando lo leggi, poi il tuo cervello ha in mente quello che avevi, cioè, non vede quello che hai scritto. È sempre complicato leggere quello che si scrive, no? Per tutto. Esatto, sì, sì, sì. E quindi praticamente sostituisce quello che hai scritto a quello che si è immaginato. Quindi si è fatto un errore e lui, il cervello lo corregge automaticamente. Quindi bisogna farlo leggere a più persone differenti. Esatto, così. Sì. Cioè, quindi all'inizio questo non lo sai. Poi ci sono poi una cosa, uno scritto è una cosa, un romanzo. Io, cioè, ho fatto una tesi, però mi sono andato in scienze politiche, quindi ho fatto una tesi, però una cosa è fare una tesi, una cosa è fare un romanzo, ecco, sono due cose diverse. Senti Enrico, come ti è venuta l'idea di scrivere questo libro? Da un giorno all'altro ci hai pensato? Come è venuta l'idea? Ma dunque, no, io appunto per hobby leggevo libri o andavo su internet a cercare notizie su miti greci. Leggi molto? Sì, leggo molto, è il mio hobby preferito, visto che per esempio non la settimana di mistica non mi riesce a fare, quindi preferisco leggermi. Meglio i libri a questo punto. Sì, perché io, sì, perché almeno, cioè, ti portano in un modo fantastico. Ogni libro è una porta su una dimensione diversa, e non solo i fantasy, tutti. E dici po', in particolare Esperia non è il tuo primo libro, vero? Perché so che scrivi tanto e scrivi sempre. Dunque, allora, quello avevo proprio 5 poesie, erano state pubblicate in un'antologia di poeti, però non era proprio un libro mio, cioè era un'antologia e c'erano 5 mie poesie che erano state selezionate e messe nell'antologia. Non è il mio primo, cioè, nel senso, nel computer ce ne sono diversi di abbozzi di libri, però, cioè, sono lì, stanno lì, ma sempre genere fantasy? Sì, più che altro, sì, genere fantasy, sì. Dici un po', perché le persone dovrebbero leggere Esperia, per esempio?
Ma perché, dunque, Esperi secondo me non, parla della vita, perché parla del confronto faticoso delle persone. Hai detto una cosa bellissima, idee. Parla della vita, perché? Che cos'è la vita? Perché la vita è un cammino molto, diciamo così, tortuoso, non è, non è retto. E non è dritta, è tortuoso, e tu ti devi sempre confrontare con il mondo, molto con alti, il mondo, sì, con la realtà, per esempio. Gli imprevisti poi caratterizzano, esatto, la, sì, quotidianità, le persone, gli incontri, bisogna essere sempre in forma, bisogna poi tra l'altro essere sempre molto reattivi, no? Quando accadono le faccende, le cose, per questo il tuo libro dici parla della vita, perché parla di tutto questo, parla della quotidianità, di una realtà, esatto, che anche c'è, se parallela è comunque una realtà. Sì, c'è, per esempio, c'è una moglie che dovrà avere a che fare con un marito violento, c'è una persona che ha perso l'amore della sua vita, aia, e, capito? E dovrà avrà a che fare con una persona che è un'altra persona che è diversa. Certo. Però quanto però è bella la diversità? Dici un po', quanto è bella la diversità? Secondo me è molto bella. C'è più diversità, c'è più, diciamo così, il mondo è ricco. Io penso questo. Senti Enrico, per invece, concludere, io, esatto, chiediamogli i suoi progetti. I tuoi progetti, tra l'altro tutti quei libri nel cassetto che hai, ma soprattutto come hai pubblicato questo libro? Perché prima abbiamo parlato di You Can Print, invece tu come hai fatto? Dunque, allora, io... i bisogni del cassetto sono... voglio di poi continuare su questo, diciamo così, sul mio progetto, cioè raccontare in modo diverso il mito delle Amazzoni e il loro rapporto con la mitologia greca. Ok. Perché poi fanno parte integrante della mitologia greca, però rileggendo miti greci, altri miti greci famosi e meno. Allora, la novità possiamo Quindi dire... Enrico è un grande appassionato di miti greci. Sì, okay. Perché io penso il fantasy che c'è, maggior parte del fantasy che c'è in circolazione è basato sulla mitologia nordica. Io penso che la nostra mitologia è molto ricca e va affrontata, va studiata, va, certo, ricoperta anche. Quindi in conclusione la novità che abbiamo è che presenteremo Esperi alla rivolta di Enrico Zini il 29 aprile a Roma nel cuore della capitale, a San Pietro, presso Spazio 5, dalle ore 18. Ma ovviamente per tutte queste altre informazioni le troverete ovviamente nel web, e poi man mano vi aggiorneremo. Ma vero, certo, Enrico, che ti aspetterò qui a Roma il 29? Va bene, sicuro. Tutto vero, quindi. E dici un po', diamo i tuoi contatti. Dove possono trovare le persone il tuo libro? Dunque, intanto sul sito di Tabula Fati. Sì, Marco Solfanelli Editore. Esatto, sì, Marco, cioè edizione Tabula Fati. E poi se nelle librerie se... Se si può, cioè le librerie possono comunque cercarlo e comunque venderlo, certo, al distributore locale. Altrimenti, insomma, venite il 29 aprile a Roma, Spazio, esatto, 5, sì, dalle ore 18, e avrete il libro, avrete la firma, conoscerete Enrico e forse anche Leonora. Quindi cosa c'è di meglio di questo? Grazie Enrico. Grazie, prego, Enrico, a presto. Prego. Ci vediamo a Roma. Prego, ciao Enrico. Ciao a Roma. Ciao, ciao Enrico. Ciao. Quindi con Enrico ci
ascoltiamo un pezzo. Dopo ti faccio una domanda, sì, sempre ma, quella di prima. Sì, ma questa roba è ansiosa, questa faccenda delle domande. È ansiosa, ansiosa. Cioè, qui le domande le faccio io nella maggior e basta. Parte dei casi, faccio io insinuare dubbi, cose. Questa cosa che ultimamente sto ricevendo le domande non mi piace. Non mi piace. Allora, ci ascoltiamo L'ultima luna di Lucio Dalla e poi torniamo in diretta con la grande domanda da fare a Eleonora Marcella. Tra poco.